Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vi mostro come realizzare una corona di avvento. È molto semplice da realizzare. I materiali che utilizzeremo sono semplicissimi e si possono reperire dovunque praticamente. Io ho utilizzato due sottotorta, che sono di quelli da monouso, che si utilizzano appunto per quando si fanno le torte, e li ho incollati due, ne potete incollare anche 3-4 per avere una base più solida. Io vi consiglio di attaccarne anche più di due, così è più comodo anche da spostare, perché appunto c'è più spessore. Una volta che ho incollato questi due vassoi con del semplice scotch biadesivo, procedo a vedere un po' come voglio disporre le mie decorazioni. E in questo caso ho attaccato con della colla a caldo semplicissima degli alberi, tre, uno più grande e due più piccoli, diciamo a scala, e poi ho continuato semplicemente con del muschio. In questa fase vi avviso già che ci sarà veramente un macello, perché il muschio si fa in mille pezzettini, quindi mi raccomando, poi insomma non ritrovarvi con la casa piena di muschio come invece è successo a me. Prima di continuare poi con il muschio, incollo le candele. Le candele le potete incollare come volete, o con la colla a caldo direttamente sulla carta, o con la cera stessa, che potete magari sciogliere un po', perché comunque è la base di cartone. Oppure io avevo queste quattro basi di vetro di una precedente corona d'avvento che non utilizzavo più, e le ho incollate sulla base. Qui vedete che le ho incollate con la colla a caldo, ma la colla a caldo col vetro non va molto d'accordo. Quindi o semplicemente le poggiate e state attenti quando magari spostate la corona, oppure le incollate con una colla veramente forte, come può essere per esempio l'attacco. Infatti io poi dopo le ho attaccate con quella. Quindi procedo con riempire tutto quanto con il muschio, e poi procedo con le altre decorazioni, dei piccoli legnetti, delle piccole pigne che ho utilizzato anche per il video precedente sul centro tavola. Sono le stesse decorazioni che io ho ripreso e ho riutilizzato perché mi piacciono tantissimo. Una volta che poi incollo queste decorazioni, concludo il tutto con delle palline di polistirolo piccolissime, che è come se appunto ricordassero un po' le palle di neve che magari ci possono essere durante il periodo invernale, non da me però di solito nevica in questo periodo. Potete ovviamente fare la vostra versione, potete realizzarlo come più vi piace, anche magari dando qualche tocco di rosso, con qualche bacca o con qualche magari fiocco, come volete e come più vi piace. Poi concludo con l'inserire le candele. Quindi niente, la corona dell'avvento è finita in questo modo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere con dei commenti e con dei mi piace. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo chissà al prossimo video, magari di Natale. Ciao!